Ciao a tutti da Christian Tigels, autore del blog. Una grandissima sorpresa per me, mi trovo con una persona straordinaria, colui che ha ispirato il grande Thomas Millian e l'ha insegnato a Thomas Millian, il grande Quinto Gambi. Gambi. Ciao Quinto. Ciao. Allora Quinto, tu hai avuto... Ciao. Ci andiamo. Grande, e questo è Ermundezza, diciamo, perché alla fine voi avete una grandissima amicizia con Thomas Millian. Com'è nato il vostro incontro e com'è nato Ermundezza? Ermundezza sono ancora io. Ecco, è lui. Perché? Perché io sono quello che così, diciamo, che mica un atteggiamento, perché la vita mia, allora come siamo, Thomas mi ha fatto, diciamo, fa belle cose e tutto quanto, perché uno a casa mia mi diceva questo, dice, ma allora dice Quinto, ma, dico, ma parla più basso, ha capito? Gli facevo le cose, diciamo, che uscivano da soli. Pur naturale, la naturalezza che tante volte non c'è nei film. Perché? Perché loro quando, diciamo, una volta quando siamo andati a fare un film, allora, dicevo, con c'è stato questo con Thomas e tutto quanto, allora ne venivano a vedere a me quello che facevo, allora vado là, dico, c'è Quinto, pure guarda che ti stanno cercando, aspetta, dico Quinto, oh, aspetta se va bene, se no me ne vado io, certo. Allora da lì tutto, pure questo qui, allora con Thomas gli ho detto, dice Quinto, ma perché ci ha messo tanto? Dico, poi dopo te lo spiego. Allora dico tutto questo, tutto qua, io ho un cane, tutte queste cose qua, sì, c'avevo un cane, tutte queste cose qua. Allora quando io sono abbussato alla roulotte, ho detto, dico, buongiorno, e nessuno ha detto niente. Allora, dico, che succede? Dice, no, perché dovevo dare una battuta alla moglie del sindaco. Ah. Perché, diciamo, dico, senti, dice, ma che vuoi da loro? Dice, no, perché è grossa lei è grossa. Ah, no, va bene, l'avete fatto a cosa da Lima. Ah. Dice, no, è Lima. Oh, Anima! Perché era grossa, capito? Poi dopo dice, Forbucci dice, buona questa. Quando se ne io sono andato in là, siamo rimasti io e Thomas. Ma dopo a me da loro qua, a me me frega proprio un cazzo. Dico, perché? Perché però l'educazione io, tra De Borgata, sì. Nessuno ha risposto alla. Che a me? Che mancherebbe. Perché no, perché sto rimasto col dito così. Allora Thomas dice è vero. Dico, io sai quando giri mo? Dopo pausa. Dice, come? Dopo pausa te lo dico io, mi può chiamare la produzione. Dico sì. Ho chiamato produzione, c'è il signor Nino, perché io davanti a Thomas, io lui faccio come mi pare, eccetera, certo. Eccetera. Per non dare certe cose. Ma a quando uno sta a fare delle cose, io dico fermate, perché cioè, con Thomas culo e camicia io e lui, insomma, ecco, perché siamo, è stato bravo, perché è stato un film, è stato uno che ci ha saputo fare, perché lascia perdere che io non punto cambi. Faccio il pesciarolo, questo e quell'altro. Da quando avevi 13 anni? No, io ho 75 anni. Ah.
dico, quando avevi 13 anni. Ah, sì. Del Frisciarolle, ha portato sempre avanti, pur certo, facendo la controfigura certo, perché a Thomas Miglia. Sì, e io mi piaceva il coso, il pesce, mi piaceva il mercato, mi piaceva tutte queste cose qua. Poi con Thomas ho fatto prima del film West, quando ho finito il film West, Thomas hanno inventato a Quinto Gambiri, che Thomas dice mi sono ispirato a Quinto Gambiri, Dormalancia, e così. Allora, ho parlato tutte queste cose, tante volte diciamo, dice Quinto, ma tu sei un truci tu. Perché? No, perché vado dentro a una foresta. Poi dopo rivengo, dice dove sei andato? E niente, dove sei andato? Ado? Lo sapevi? Sì, sono venuto a cagare. Allora ha detto, che trucido che sei? Ah, io sono che trucido. Io almeno mi sono pulito dal qualcuno. Loro quelli là, non si sto, ha capito? Allora, che sei, non mi stai là, se ne so io. Voi quando vi siete conosciuti la prima volta, com'è nato questo amore, feeling tra di voi? Troppe cose. C'ho ragione. Beh, no, interessante. No, sì, diciamo che io sono al Paive, io parlo dai tempi del Paive. Paive, via del tagliamento. Sì, cammino tutto qua, allora, che sta una tavolata e dice la moglie di Thomas, no? Dice, guarda questo. E dico, è il Quinto. Perché? Chiamalo. Ah, Gardini, allora dico, messa lì, abbiamo parlato tutto quanto, tutte queste cose, da lì abbiamo fatto i film US. E dai film US quando finito il coso, se siamo andati a parlare le cose nostre adesso non stiamo, mai cioè, che te posso dire se ci vuoi dire no, se vuoi mantenere giustamente certo, sono cose segrete tra di voi d'amicizia, sì, d'amicizia che lui dice che diciamo le cose mia e lui le cose sua certo. Dice che io ero fanatico, tutte queste cose qua, diciamo. Dice tu eri proprio così, proprio allora, naturale, non è che... Diciamo, tu, io come ti sento? Allora, come ti senti? Io siamo, tu state qua, io sto di qua, tu state là, che ne so io? Perché? Perché lui ha voluto sapere, pure lui le cose, diciamo, perché poi dopo siamo andati a fare il film US, dal film US, e quando ho voluto fare il film US, allora dice vuoi venire a mangiare a casa mia? E a notte abbiamo girato, no? Dico, magari. Allora da lì io ho mangiato tutto quanto, io così. Allora io ho detto quando è Tom, io ho detto Tom. Io non mi sono mai mosso da lì, perché pensavo che tu pensi a me che io no, per cassetto, oh. Allora dico, allora fermate così, E da lì insomma abbiamo capito tutto io con lui, insomma. Cioè è stato subito un grande amore, una grande amicizia, è nata subito, c'è stato subito il feeling. E poi viene tutto. Questo è lo scoop a un compre. Perciò ci sarà un grande incontro. Sì, perché lui viene prende un premio. Ah. Un premio e. Sono degli ampiamente. Sì, e allora dice, io vengo pure io. E certo che vieni pure te. Tu vieni grande. Te, tuo figlio, tuo nipote, la compagna, poi da qua, da là, perché io, voi siete la mia famiglia. Bella persona. Certo, io quando vedo le sue interviste, tuttora mi emoziono sempre perché è una grande sensibilità che tu ci puoi confermare che cosa, conosci benissimo. Che cosa, diciamo, da D'Urso, ha fatto
Abbiamo parlato di tutto quanto e diceva le parolacce. Che sono le parolacce? Le parolacce. Dico scusa, ma non te. Io mica ti regalo la parolaccia, perché la parolaccia è una cosa che per me è bella. Certo. Perché case dire, non tutti cioè, case beh, dire. Vengono, sì, vengono, dire. Vengono fuori, dico, per dite, ma li mortacci tua. Allora dice, tutta ride, tutte false cose. Ma guarda che quando ci vuono, certo. Ha capito? Allora sono queste cose, diciamo, inventi le cose da come? Da Shanghai, significa Turmarancia, Shanghai, sì. E da lì siamo a Turmarancia. Sì. E da lì troppe cose che appena sera almeno accompagniamo più. E un'altra cosa, se tu adesso avessi di fronte, come ci sta guardando Thomas Millian, ecco, ci sta guardando da lì adesso nel video, chi gli volessi dire che non gli hai mai detto? Oppure gli volessi ridire nuovamente, adesso se lui fosse qui, chi gli diresti? Lui ti sta ascoltando, ti sta vedendo magari adesso. Sì, diciamo che siamo zitti, capito cosa voglio dire? Siamo zitti che sono tanti anni e non serve che a te per la cosa, perché che te devo dire? Mica te passo di bugie. Capito? Allora che come viene quando dopo si abbracciamo, ma certo no. E allora vi sentite telefonicamente voi ultimamente? Sì. Quando l'hai sentito ultimamente? Una settimana fa, perché a Nova Pineta c'ha la Ostia. Sì, Ostia, allora sta a più tardi c'è sera, sì. Perché così, se allora dico con Thomas io ha voluto braccicare, cioè sta così, diciamo, grande affetto. Sì, tutti quanti Thomas hanno, dice Quinto, fanne una a fa la cosa, cioè, diciamo, a farli parlare. Sì, tutti quanti, che Thomas gli ha detto tutte queste cose qua, dice io sono stato per tanti anni del tuo fans, questo e tutta questa gente qua, e Thomas ha visto, insomma, diciamo che gli vanno bene, ha capito tutte queste cose qua, bella cosa. Sì, allora siete come i due fratelli voi, i fratelli significa i fratelli, ma noi io cioè mio fratello, tuo fratello, e Thomas ti abbraccia come un fratello, un fratello. Sì. La carne è carne, hai capito? Sì. No, comunque bellissimo questo. Ti volevo chiedere se puoi fare un saluto a tutti gli amici del web, di internet, e un saluto anche a Thomas Millian. Adesso stanno tutti su internet, c'è anche il gruppo anni 70-80, che quegli anni magici che avevano quel fascino particolare, che adesso purtroppo è sbarito, si sta un po' ritrovando, però sono irripetibili quegli anni. Certo, non tornano indietro. Ecco, salutiamo tutti quanti gli amici sul web, su internet. L'abbraccio con occhialetti. Va bene, tutto bene, a me mi ha fatto piacere. Io vado a mangiare un pezzo di cosa qua che caga nel cazzo, poi. Io, a me ha fatto tantissimo piacere, io ti ringrazio di tutto. Ciao a tutti da Cristian TG, salutatore del blog, grandissimo Quinto Gambi. Grazie. Ciao Thomas, salutiamo Thomas. Ciao.